Oggi ragazzi daremo un'occhiata a dei video con dei finali inaspettati, roba imprevedibile, plot twist, cose così. Quella volta che il mio gatto ha baciato un topo e lo ha lasciato così confuso e in attesa di amore. Cos'è stato? Non so se non si vede bene o cosa, però sembra quasi che stia così, tipo... Veramente, che cosa mi dovrebbe rappresentare questo video? Non ho capito. Chi arriva e gli fa... Boop. Ok, un signore che sta giocando a bowling. Vai. Oh, no. Oh, oh! La prende! Boh! Vi giuro, non so neanche dire se è stato fatto apposta. Non credo, comunque, dalla sua reazione. Che poi come ha driftato la palla, veramente? Ma stai giocando a bowling oppure a qualcos'altro? Questa scena mi ricorda il meme, tipo, task failed successfully. Una volta ho avuto un acquirente maschio. Ha chiesto che livelli di zucchero avessimo. Io ho detto che abbiamo le quantità regolari, a metà, extra e senza zucchero. Allora lui mi ha detto, mi potresti fare un drink dolce quanto lo sei tu? Gli ho detto, va bene. E poi gli ho dato 0% di dolcezza. Oh mio Dio. Devi essere veramente simpatica alle feste, sai? Vedete, queste sono tipo le ragazze che fanno... Oh mio Dio, nessun ragazzo mi si fila mai. Appena le si filano... Questo. E gli avrebbe dovuto mettere un po' di sale. Letteralmente. After 6 weeks, $140 in supplies and daily watering, we're only 3 to 4 weeks away from enjoying a single 25-cent vegetable. Ok, no, questa cosa. Ragazzi, quanto è vero? Vi giuro, ogni singola volta che ho cercato di far crescere qualcosa per conto mio, o la pianta faceva completamente schifo, oppure tipo la pianta moriva. Ma non è che moriva per motivi normali, eh. Tipo una volta mi si è seccato il basilico perché gli ho dato troppa acqua. Cioè, vi rendete conto? Far seccare un basilico perché gli ha dato troppa acqua? Il basilico che è letteralmente 90% d'acqua, Dio mio, come ho fatto? Questa persona non si è mai tolta il retainer in 5 anni? There's no way. I've literally had this retainer in for what, 5-6 years since 2010. Ok. And he's telling me that you could take these out. It's permanent. They put no. There's glue in there. Everyone knows they come out. If you pull my teeth out, I swear to god. Oh my god, it comes out. Mi sta facendo un po' schifo sta cosa. Cioè, ok, ragazzi, capitemi. Il fatto che gli sta mettendo le dita in bocca, non lo so, mi dà un pochetto di disgusto. Non so per quale motivo. Vabbè, like vediamo. Glued in there. No. Oh my god. Ew. Ah, bruttissimo. Oh my god, look how white my teeth are. Yeah, look how clean that is. Sono veramente schifato in questo momento. Però ragazzi, effettivamente guardate quanto sono diventati bianchi i suoi denti. In realtà non so neanche se questo sia un buon segno oppure cattivo. Tipo che non si lava i denti o cose così. Una cosa però è sicura, è stato disgustoso. Non lo voglio mai più rivedere, grazie. Hey man, there's a girl looking at you on your left. Just dude, what the fuck? Lo sapevo. Oh my god. What? Se ci fate caso si sono spaventati entrambi, guardate. Oh, e poi ragazzi, se ci fate caso la prima cosa che fa è chiudere lo sportello, bellissimo. This is how not to hammer in a nail. Now this is the proper way to hammer a nail. Insert. Lo sapevo. Ok, questa volta lo sapevo. Che comunque ragazzi, se ci pensate, il metodo che usa effettivamente ha molto senso. Cioè, se non vi volete far male alle dita, è perfetto. Poi vabbè che c'è gente con gli occhi storti, quello capita sempre a tutti. Però, dico, sapete, la cosa più terrificante di questo video però è il fatto che ha avuto tipo zero esitazione. Guardate, pow! I'm happy to be a new homeowner. And once I fix this place up, it's gonna be the nicest house around. Especially a lot better than neighbor's house. Oh man, my house is perfect. I know. YouTube, lo dico subito, è black humor. Nessuno ha fatto niente. Sapete, devo sempre mettere le mani avanti, perché sennò succedono cose brutte. Ecco. What gender are you? Male? Attracted to... You prankster! You silly! Still male though. No! Beh, comunque vedo che pensiamo tutti quanti nello stesso modo, Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Bellissimo! Ok, questo qui l'ho già visto. Ok, ragazzi, è arte questo video. Why are you so fucking ugly, bro? Perché ci sono così tante persone su Omegle che fanno finta di essere ragazze? Questa cosa è bruttissima, non l'accetto. Che poi la cosa peggiore è che effettivamente lo sembrano. Le trap dovevano rimanere negli anime. Maledizione! Perché esistono anche nella vita reale? È illegale, ok? Non lo accetto, veramente. Vedete, ragazzi, almeno dopo questo video una certezza ve la posso dare. Non vi catfisherò mai. I hate it when people say, oh, you have an iron deficiency, you need help, you should go see a doctor. You know what I have to say about that?
Credo che non ce lo dirà, sapete. Ecco come deve essere il mio compleanno. Oh, attenzione. Oh, dai, troppo bello, adoro. Sapete, non pensavo comunque che si potesse entrare, tra virgolette, là dentro. Ne voglio anch'io uno di questi folletti misteriosi che ti va a mettere i birilli là dove deve andare. Cioè, ragazzi, voi non vi renderete mai conto del valore di questa cosa finché non giocherete a bowling. È veramente difficilissimo mandare la palla là dove volete. Nessuno. Gli spadaccini negli anime. Questa qui l'ho già vista. Oh! Vi giuro, sarà per i braccialetti, ma all'inizio non si vede che è una mano finta. Che poi guardatelo, maledizione, mi mette letteralmente la mano in primo piano. Lo siamo ciecati, oh mio Dio. Dai, in questo caso lo spadaccino ha semplicemente sbagliato mira, ecco che cosa è successo. Forza amico, non ti preoccupare, ti basta metterlo nel riso e si ripara, è tutto a posto. Oh man, that shit not working. But that's okay. Ehi, hey, finché funziona, ragazzi, scusate. Dai, problemi moderni hanno bisogno di soluzioni moderne, suppongo. Non lo so, come funziona in questo caso? Immaginatevi il casino che avrà combinato soltanto per fare questa clip. Mamma mia. Più che altro il vero casino è nelle tue tubature. Cosa diamine è successo? Per quale motivo il tuo lavandino arriva così lontano? Ok, questo è palesemente uno di quei video che è torta. Che sta... Il muro è torta? Anche il coltello è torta. No, ok. Speravo, sinceramente. Ragazzi, questa cosa deve finire comunque. Io non l'accetto che sia tutto quanto torta. Un giorno finiremo con la persona che arriverà col coltello verso la videocamera e vi taglia a voi. Perché si scopre che voi siete la torta a sto punto. Stiamo andando troppo lontano con questo tipo di video. Allora, in teoria dicono che questo video è da guardare e goderselo. Vediamo. No! No! Si sta portando via il coso! Ragazzi, vi giuro, non sto capendo cosa sta succedendo, oh mio Dio. Vi posso dire che in un certo senso è stato perfetto. Secondo voi i proprietari del negozio se ne saranno accorti? Alla fine è stata una rapina che è andata liscia come l'olio, no? E poi ora che ci penso, riesco quasi a sentire i commenti di questo video. Proprio ne sento l'odore, sento la puzza. Vediamo un attimo. Napoli! Vin Diesel di Napoli! Ok, gli altri sono tipo in tedesco, ma suppongo che dicono Napoli anche loro. Babe, something weird just happened right now. The trucker around the corner, he said if I let him slap my ass, he would give me Starbucks for free. Which one? He went that way. He slapped it pretty hard. Calm down, babe, calm down. Mi aspettavo che avrebbe avuto che un frappè, quella roba là. Non ho ascoltato bene. Però non me l'aspettavo che sarebbe tornato anche lui. Raga, scusate, ma finché è gratis, sinceramente accetto anch'io, dai. Per uno schiaffettino sul culo non è mai morto nessuno, ok? Fai i tuoi compiti. Ora, dopo. Ora. No. Oh! Oh! Dopo, sì! Beh, ragazzi, dato che abbiamo constatato che potete fare i compiti più tardi, che ne dite di posticipare ancora di più guardando uno di questi video, no? Ve lo dico, sono dei video fantastici, spettacolari, anche imprevedibili forse, proprio come la fine.